Resi noti i titoli dei libri finalisti della sesta edizione del premio Volponi. Vincitore sarà votato da una giuria popolare al Teatro delle Alpi di Porto Sant'Elpidio. Sentiamo Maurizio Blasi. Paolo Volponi, allo scrittore Urbinate, è intitolato un premio letterario che, arrivato ormai alla sesta edizione, è diventato l'appuntamento più affermato in Italia nel campo della letteratura di impegno civile e sociale. Oggi presentati i tre titoli finalisti: Il contagio di Walter Siti, Cristi polverizzati di Luigi Di Ruscio e Lotta di classe di Ascanio Celestini. A scegliere il vincitore saranno 71 elettori, di cui 30 studenti delle scuole medie superiori del Fermano, 71 giurati che si riuniranno al Teatro delle Api di Porto Sant'Elpidio la sera del 17 novembre per votare con l'occasione. Sarà anche assegnato il premio Lettere ed Arti, quest'anno andato al fotografo milanese di nascita ma fermano di adozione Mario Dondero. Che impatto ha essere selezionati per la finale del premio Volponi al momento della vendita in libreria dei vari titoli? Lo chiediamo a Giovanna Taffetani della libreria Il Gatto con gli Stivali di Porto Sant'Elpidio. I libri selezionati quest'anno sono usciti da poco, ma di già hanno suscitato interesse e curiosità verso i clienti della nostra libreria. I libri selezionati lo scorso anno hanno testimoniato e dimostrato che questo premio ha una valenza importante per un lettore curioso, attento, necessitante di informazioni ed interesse sul sociale. Quindi auguri al premio e ai futuri lettori. Il premio è organizzato dalla provincia di Fermo e dai comuni di Urbino, Porto Sant'Elpidio, Fermo e Altidona.